Ascolta, bentornata e benvenuta se è la prima volta sul mio canale. Questa settimana guardiamo insieme la mia collezione di abiti Heelstar. Il mio primo ordine fu un disastro con le taglie, anche il secondo, perché le sbagliai clamorosamente, presi tutte S, e ora lo vedrete, non mi stanno piccole, però sono molto corte. Per me sono un po' al limite. Nel caso gli abiti siano ancora disponibili, vi metterò qui sotto il link per il sito inglese. Allora, il primo abito è il Sue Acidal Dress, è una S ed è sbagliata come taglia, e l'ho preso a 15 sterline sul sito, quindi 17 euro. Allora, come vedete, è una spalla sottile con un nodo al centro e una piccola apertura. Ha una zona di fascia elastica nella vita e poi una stampa effetto gradiente dentro il tessuto. Quindi non è una stampa esterna in acrilico in questo caso. 95% rayon, 5% spandex, quindi è un jersey morbido. Questo abito mi piace molto, ma oltre a essere un po' stretto sotto, è anche un po' molto scoperto nella zona delle spalle per i miei gusti. Poi vi farò vedere magari in uno dei prossimi video quale outfit creo e come poi lo utilizzo. Mi piace molto che la stampa sia all'interno del tessuto, quindi ha meno probabilità di sciuparsi durante un lavaggio. Il prossimo vestito che vi faccio vedere invece è lo Spooky Haunting Skater Dress, che era venuto 16 sterline, quindi circa 18 euro. Anche questo presenta una spalla stretta, leggermente più larga di quell'altra, ha uno scollo tondo e non ha la fascia nel mezzo, quindi scende, si ha solo un taglio alla vita e poi scende. Purtroppo questa stampa mi piace tantissimo ed è stata mandata fuori produzione, che è un grande peccato perché adoro questi fantasmini, l'ho scelto per quello. Questo veste leggermente più lungo dell'altro, quindi mi crea meno problemi anche se è una taglia più piccola, ma essendo una stampa di acrilico direttamente sopra un jersey, quindi sempre rayon e spandex, come vedete, nonostante i lavaggi attenti si è rovinato soprattutto nella zona di frizione, quindi nella zona delle braccia, nella zona dove può battere la borsa. Sto pensando forse di tagliarlo e creare una gonna perché la parte di sotto è meno rovinata, così da poterlo continuare a usare, perché in questo momento non lo sto usando perché ho timore di romperlo definitivamente, è uno dei miei abiti preferiti. Ah. Questo è il Bad Habit Dress, è una S, ha sempre 15 sterline sul sito, circa 17. Quando si dice il problema delle taglie non coerenti della Heelstar, questo è uno degli abiti. Questa è una S, ma veste come un XS, ma è dello stesso materiale, è sempre 95% rayon, 5% spandex, quindi non si capisce perché debba avere una vestibilità diversa, ma ce l'ha. Lo trovo comunque molto carino, ha un colletto bianco, un'apertura a rombo e delle piccole manichine all'americana, quindi non proprio una mezza manica, ma una via di mezzo. Come vedete la gonna è troppo corta. Ah, dietro il colletto si aggancia con due bottoni e poi c'è una grande apertura sulla schiena e un pentacolo rovesciato. Non mi dona per quanto mi piaccia, proprio perché è troppo stretto e troppo corto. L'ho indossato solo un paio di volte con dei leggings pesanti per ovviare un po' alla cosa. Mi dispiace molto perché è sold out da tutte le parti, quindi non so se rivenderlo o tenerlo. A partire dal terzo ordine della Heelstar, finalmente ho capito quali taglie erano giuste per me. Dopo aver fatto un primo ordine con tutte S, ho fatto un secondo ordine con tutte L. Quindi erano comunque sbagliate quelle taglie. Quindi a partire dal terzo ordine sono finalmente riuscita a azzeccare la taglia e essere convinta che la M fosse la mia. Quindi in M abbiamo il Witchy and Bitchy Skater Dress, che ho pagato 8 sterline, quindi circa 9 euro. È un abito piuttosto semplice perché è un abito nero, sempre in jersey, ha uno scollo più alto rispetto a quello di prima e una spallina un po' più ampia. Il taglio alla vita naturale, come vedete la gonna è più lunga e più morbida sui miei fianchi. Dietro ha un bottoncino per chiuderlo. E davanti alla scritta Witchy and Bitchy, quindi un gioco di parole sull'essere strega e l'essere un po' antipatica, diciamolo così. Ah, dietro c'è una macchia rossa ed è il motivo per cui varie review nelle varie collezioni
Noterete che i miei abiti sono non stirati o poco stirati, perché l'unica volta che ho provato a farlo, col ferro al minimo, tutti i setting possibili per i sintetici, sono riuscita a bruciarlo. E ha una chiazza adesso quest'abito qua. Quindi ho il terrore atavico di rovinare qualcosa, cerco di appenderli sempre fuori, sperando nel meglio. Un altro vestito che ho preso sempre allo stesso prezzo, quindi 8 sterline, circa 9 euro, è Ice Cream Skater Dress, sempre in jersey, con un taglio molto simile al Witch & Bitchy. La stampa è fatta in vellutino invece di essere in acrilico. È una cosa molto molto simpatica per il tocco, perché dà una sensazione diversa, e perché è meno probabile anche in questo caso che si rovini. La scritta sul davanti dice "Lick me till", quindi leccami finché, e c'è il disegno di un gelato a forma di teschio con il cono che scende nella parte della gonna, quindi più o meno dove c'è il limite tra il cono e la parte del gelato c'è il taglio della vita. In questo caso abbiamo un bottoncino dietro la schiena per permetterci di indossare meglio l'abito. Dietro la scritta continua con "Lick me till ice scream", che è un gioco di parole: leccami finché non gelato, che è simile a io urlo, quindi leccami finché non urlo. Amica amica. Quindi il gioco di parole è un po' da adulti così, però è divertente. Soprattutto questo l'ho comprato nel periodo in cui andavo a lavorare in una gelateria. Un abito di questo ordine che feci è il Trial Skater Dress 1M, veniva 23 sterline, quindi circa 25. Questo è molto interessante, ha una spallina un po' più robusta, uno scollo più ampio, sul quale stoffa a ricreare una sorta di hardness. La stampa nella parte di sopra e di sotto, che è unita da una fascia centrale sulla vita nera. Stampa dei riassunti dei processi delle streghe di Salem. Una scritta in inglese e ci sono stampate le varie cose. Molto bellino, molto interessante. Il fatto che la vita naturale sia presente ma meno evidenziata mi piace molto. Inoltre è un abito easy, cioè lo utilizzo in genere d'estate per uscire fuori con solo quello. Ultimo ma non ultimo degli abiti con questa forma a skater dress è il Twilight Don't Call Me Skater Dress Enzyme, è una M. E mi è venuto 12 sterline, quindi circa 13 euro, che adoro perché è in 95% cotone e 5% elastane. Questo d'estate è perfetto. Ha due spaghetti straps, quindi due spalline molto molto strette, in questo grigio leggermente washout, e dietro ha, col materiale delle spalline, un pentacolo rovesciato disegnato con un'apertura sulla schiena molto ampia. E queste belle cuciture a vista laterali. È molto bello per il tipo di colore, quindi questa non uniformità del tessuto, ed è leggerissimo, è fantastico uscirci d'estate perché gli altri skater dress, essendo in jersey d'estate, possono dare qualche problema perché sono caldi, sono più adatti forse alla mezza stagione o d'inverno mettendo sopra vari strati. Questo invece è perfetto, lo adoro per l'estate, uno dei miei abiti preferiti, come vedete. Passiamo a abiti fuori dallo skater dress, quindi altri tipi di abiti che possiedo. Uno è il Milky Way Baby Doll Dress, è una M, era venuto 20 sterline, quindi circa 22 euro. La linea dei Baby Doll Dress è un po' diversa, quindi invece di avere un taglio sulla linea naturale della vita è più basso di qualche centimetro. Questo permette alla gonna di essere un po' più ampia, di cadere in modo diverso, quindi non crea un effetto triangolare direttamente sui fianchi, ma lo smorza, lo rende leggermente più tondo, se possiamo per capirci. E trovo sia una linea che dona molto a chi come me ha il fisico un po' più a pera, quindi ha i fianchi più ampi del pezzo di sopra. C'è un collettino bianco su un abito che ha questa volta delle vere mezze maniche, una serie di quattro bottoncini funzionanti davanti, nel caso vogliate aprirlo da lì. Una stampa sempre in acrilico leggero con le costellazioni disegnate, un po' di stelle, un po' di lune. Sono segnate poi quali sono, vedete, anche le costellazioni zodiacali, quindi i segni. Mi piace moltissimo questo abito, nonostante mi faccia sentire un po' una scolaretta.
prossimo abito è lo Shadow Spiked Dress, è una M, veniva 45 sterline sul sito, quindi circa 50 euro. Quest'abito mi piace moltissimo, ma non credo mi stia bene purtroppo. Ha un bel decoro nella zona del décolleté, maniche a campana, perché le adoro, ed è asimmetrico, la parte davanti è più corta che la parte dietro. Tuttavia è molto aderente, essendo abituata agli skater dress, trovarmi un abito che è così aderente sul davanti mi crea qualche fastidio. Probabilmente lo rivenderò. Ha una lunga zip che parte dal collo e arriva fino alla visa per agganciarlo. Quello che a me infastidisce è che sia così aderente rispetto agli altri jersey in M che ho, perché sono aderenti ma non così tanto. Questo è impietoso. Qualsiasi piccola cosa ci sia sul vostro corpo si vedrà, quindi forse indossato con un body, troppa fatica. È un bellissimo abito che non vedo addosso a me. Nel dettaglio la lavorazione che c'è sul davanti che ricorda vagamente un pipistrello. Passiamo agli abiti in velluto. Il primo che vi faccio vedere è il Delora Velvet Dress, è una M e l'ho comprato in negozio questo, l'ho comprato a circa 35 euro. Quest'abito è fatto principalmente in poliestere e nylon e una parte di elastene. Presenta una prima parte di velluto e poi una serie di strati. Abbiamo delle maniche fatte in pizzo, in mesh, e vari dettagli di decorazione sulla zona del busto. Come i Baby Doll ha una linea della vita diversa e come vedete ci sono tre strati nella gonna, uno strato di velluto, uno strato di pizzo e uno strato finale di protezione contro il corpo. Risulta essere un abito piuttosto caldo. Che la gonna invece è fatta su tre strati, creando una sorta di coda con i pezzettini del pizzo. A me piace questo tipo di velluto, lo trovo molto comodo, molto caldo, molto bello da vedere e anche da toccare. Uno dei miei vestiti preferiti. Devo provarlo per sceglierlo. Da quello che avevo visto sul web non mi intrigava più di tanto. Questo abito qua invece è il mio nuovo arrivo, il Violet Lace Dress, che vedete anche nel mio video haul della scorsa settimana, preso a 35,99 sterline, quindi circa 40 euro. Questo è più strutturato perché ha una parte sopra di bolero in pizzo, dei decori sul davanti e quattro bottoni veri che si aprono direttamente sulla pelle, creando quindi una zona di O-ring. Il dietro è completamente chiuso con una zip che è sempre dalla vita fino poi alla schiena. La parte dietro della schiena è tutta in pizzo, quindi crea un effetto vedo non vedo molto simpatico ma comunque elegante. Non so, mi dà idea di cena fuori. L'apertura dei bottoni davanti direttamente sulla pelle, che va bene. Però in dubbio se fosse troppo corto per me, per la M, mi ci trovo molto bene, lo trovo molto bello. E non vedo l'ora di poter uscire e provarlo in strada, davvero. L'ultimo vestito che vi faccio vedere in questa mia collezione è il Tomiko Lolita Dress, che è una L, attenzione, e ho pagato circa 35 euro in negozio. Perché, attenzione? Anche questo è uno di quegli abiti che una volta provato addosso mi è piaciuto tantissimo, ma visto sulle foto online non rendeva. Segnalo anche questo in quanto abito quasi tutto in cotone, il 97% cotone e 3% elastene, che è il motivo per cui veste più stretta. Ha molto meno gioco, molta meno elasticità, quindi se avete modo, se servitelo di una taglia sopra la vostra, perché altrimenti non vi starà. Quest'abito è particolarmente ricco di dettagli, ha un colletto con sopra una fascia in velluto che fa un fiocco, ha un O-ring centrale nella zona del petto con tutti i dettagli in pizzo, una sorta di corsettatura qui sul davanti, sul busto, e poi tre gonne che sono fatte tutte con lo stesso tipo di tessuto, quindi sono tre strati. Il blocco centrale può comportare qualche rischio se non si sta tanto attente. Le maniche sono aperte all'altezza del gomito da un fiocchettino poi sempre in velluto, sono decorate in pizzo, si aprono creando questo effetto strascico. Dietro c'è una zip. Io quest'abito l'ho scelto per andare in convention, ovvero se non sono in cosplay alle fiere del fumetto mi piace comunque indossare abiti un po' più particolari o dedicati. Questo è quello che ho scelto perché essendo in cotone è molto leggero e in genere in fiera tende a fare caldissimo. Quindi è impossibile stare con tessuti sintetici. È molto ricco, è molto particolare,
magari per uscire, a meno che non ci sia una festa o una cosa, non lo metterei, quindi per me è un abito settoriale. Abbiamo finito la parte centrale del video con la recensione e la prova degli abiti Heelstar della mia collezione, quindi adesso è il momento delle... Avrete notato che lo stile dei miei video è fortemente influenzato da una youtuber internazionale che inserirò da qualche parte, che è Vessel of Blood, Heather. Adoro il suo canale, è bellissimo! No, non sarò mai alla sua altezza perché lei è troppo una pro. È un'attrice e il suo canale è aperto da diversi anni, 5 o 6. Nell'ultimo periodo ha iniziato, e sono molto felice per lei, avere delle collaborazioni con Shein, con Zaful, outlook alternativi, alternative fashion, come creare abbinamenti. Consiglio assolutamente di andarla a vedere perché il suo canale è fantastico e sì, ho un grande debito di ispirazione. Vedere Vessel of Blood sia su YouTube che su Instagram, lei è molto attiva anche su TikTok. Se siete un po' più youngster. Per la parte di promozione dedicata alle piccole imprese, se seguite il mio Instagram, se non lo seguite è qui sotto, c'è chi ha già indovinato, in genere metto una piccola preview. E questo è il motivo per cui non ho ancora girato la nuova intro, perché stavo aspettando che mi arrivasse questo. Ve lo faccio vedere più da vicino. Che è bellissima. Questa era la limited edition per la festa dell'unicorno, che quest'anno di fatto è quasi saltata, della Dracon Idromele. È una piccola azienda composta da due persone che produce idromele qui in Toscana. Infatti dentro c'è il glitter edibile e la cosa lo rende esteticamente bellissimo. I ragazzi hanno anche degli accordi per crearsi tutte queste bottiglie di dimensioni particolari. Questa e questa. Sono due limited edition, questa era per la festa di Vinci, questa invece è una limited edition per questo Halloween, che è stata fatta in collaborazione con altri due artisti, di cui vi parlerò in un altro video. Questo è stato fatto, e anche questo, è dipinto tutto a mano. Loro ho provato l'idromela al miele, che è quello classico, il golden, l'ho provato in due occasioni e dentro un cocktail fatto da loro, ed era buonissimo. Sono prodotti alcolici, l'idromele è leggermente alcolico, poi a seconda delle tipologie lo è di più o lo è di meno. Devo sponsorizzarvi in particolare l'offerta autunnale delle ampolle a Zeno 2 con il vino medievale, fatto su ricetta molto particolare, e invece l'idromele alla zucca, che è quella autunnale. Per Natale inoltre hanno creato un cofanetto con due varianti di idromele dedicate al Krampus, due varianti natalizie. Vi lascio come sempre anche di loro sotto l'account Instagram. La prossima volta girerò la nuova intro con i luccichini. Bene, siamo arrivati a fine del video. Grazie a tutta per avermi seguito, per avermi tenuto compagnia e io vi auguro una buona giornata, una buona serata, dovunque siate. E ci vediamo lunedì prossimo a mezzogiorno con la recensione e prova della mia collezione per la parte del top, quindi maglie, giacche e felpe.